Fatto. Fatto. Due ore di animazione. E avremo un, come si chiamava? Ipnotas? O aiuto. Benvenuti in questo nuovo video di Pokémon Go. E dopo tantissimi mesi, finalmente il grande ritorno. Esattamente, hanno fatto un evento per Halloween. Non so se l'avete letto tutti, perché è una cosa che hanno aggiunto in questi giorni. Praticamente dal 26 fino all'1 novembre le caramelle che si prendono raccogliendo, cioè catturando Pokémon, sono raddoppiate, mentre quelle con il Pokémon, quello che cammina con te, sono addirittura quadruplicate. Bellissimo. Quindi per ogni chilometro Pikachu ce n'è da 4. Inoltre, bellissimo, secondo me la cosa più bella, perché questo, beh, ti dirò, niente di che, è che si troveranno più Pokémon di tipo buio. Siccome ne abbiamo pochi di quei Pokémon, ci sembra una buona occasione. Infatti, appena abbiamo visto l'aggiornamento, abbiamo detto no, dobbiamo subito uscire, soprattutto perché quel tipo, esatto, di Pokémon ne abbiamo davvero pochi. Mi sa che abbiamo solo Gastly, Drowsy. Abbiamo anche Drowsy, sì, forse, esatto, però anche Hunter. Ma forse Hunter non l'abbiamo mai trovato. Infatti mi ha dato 6 caramelle, quindi almeno quello funziona. E dovrebbero aver aggiunto un'altra patch che funzionava tipo che tu guadagni delle medaglie, con quelle medaglie fai qualcosa di strano. È un po' particolare, cerco di scoprirlo mentre camminiamo. Ok, perfetto, sì, non siamo molto aggiornati poi sulle patch. Io le avevo io sinceramente le avevo letti bene, ma mi sono totalmente dimenticati. Sappiamo tutti che la nostra memoria è molto debole. Vedi? Vedi, guarda. Tu fai queste medaglie e hai un bonus di cattura per il tipo normale più 3, quindi trovi Pokémon più forti e li trovi più facilmente. Eh beh, carino. Dovrebbe essere una roba del genere. Sei un po' più invogliato a completare le medaglie, capito? Sì, invece li hanno rese un po' utili. Esatto, era una cosa che facevi un po' così e poi niente. Vabbè, carino. Non hai fatto vedere la cosa più fastidiosa di questo video. Nami, presentati. Cosa vuoi dire a tua discolpa? Che non ti interessa di andare a cercare Pokémon con noi? C'era il simbolitino della medaglia e te lo sei persa. E compare piccolino in alto, secondo me indica appunto il fatto che tu stai sfruttando quella medaglia quando ti compare questo Pokémon, una roba del genere. Okay. Sto andando ad interpretare un po'. Comunque l'altra l'altra cosa di questo aggiornamento è che adesso anche nelle palestre, quelle tue alleate, puoi combattere usando 6 Pokémon e non più uno. Super informato, sono brava. Un sacco di cose. Sì, sì, sì. Ho studiato a casa. Che voto mi dai? Non 10. Non 10, perché diciamo che quella delle medaglie un po' non la sapevi. È una critica bel 9, costruttiva. Diciamo che il grande ritorno lo stiamo facendo bene. Super, è una critica costruttiva, quindi l'accetto. Sta funzionando. Drowsy e Gastly, subito 2. Chissà se ha effetto però anche sulla Roma, perché effettivamente sulla Roma potrebbe non avere effetto. Non e quindi so, nel caso l'ho attivato un po' per nulla. Ma vabbè, nel caso per qualche altro poco. Tanto ce li abbiamo. Tanto. Sinceramente, che ci frega. E invece con Pikachu praticamente, vedi, noi adesso lo clicchiamo ogni volta che ci facciamo un chilometrino. Aspetta, che succede? Come lo interpreti? Ah, ok, praticamente non hanno messo che ne ricevi 4, hanno diminuito di 4 volte la distanza da fare. E infatti guarda, subito terzo Pokémon, subito Gastly. Non è una coincidenza, quindi funziona questa cosa. E a sto punto però vogliamo iniziare a vedere quelli un po' più seri. Certo che li stiamo, se magari aspettando, smetto anche di mancarlo. Lo sto tirando con la sinistra e non ci riesco. Fermiamoci così, ce la fai? Dai, Perfetto. Mentre dicevi ce la fai, la stavo già colpendo. Mica mia, per chi mi hai preso. Sì, ci trasmettiamo le cose telepaticamente. Stai parlando di uno che si è preso un bel 9. Da me, ma però. Ma che sei posto? Cos'è? Ma per picchiarsi. Ma ce la compriamo questo piccolo ring? E ci mettiamo a fare le lotte. Ma dimmi che lo vendono, ti prego. Ci siamo noi nel riflesso, ciao. Andiamo. Ti dicevo, ti prego, dimmi che lo, anche se secondo me sono da esposizione e vende. Anche secondo me. Attrezzatura sportiva. Però sarebbe fantastico tipo metterlo in camera e vedi, ad esempio, per la challenge che abbiamo appena iniziato, si potrebbe fare la sfida poi di picchiarci. Ah, capito? Ho capito. Ad esempio, se io vinco una challenge, ho diritto a darti un pugno dove mi pare, capito? Però se vinci tu non mi puoi fare nulla perché le ragazze non si picchiano. Okay, ho capito. Sei molto furba. Giusto, comunque sì, guarda, molto. 6 caramelle da appunto Gastly, quindi torniamo ad averne 7. Hanno migliorato anche un pochettino tutto il resto. E guarda cosa è comparso, Drowsy. Anche bella una caramella di Pikachu, mentre l'ho letta in sottofondo. Allora, Drowsy da 200. Sinceramente però Drowsy ci interessa poco, perché ne avevamo trovato parecchi l'ultimo periodo. Quindi ci interesserebbero più Hunter, Gengar e poi ce n'è almeno un altro d'ombra che non mi viene in mente.
disgraziato, non me li ricordo. Neanche a me ci sto pensando, non me li ricordo. Maledizione, guarda, sono proprio scarsi. Però sì, sarebbero davvero utili, perché poi sono quelli che abbiamo sempre trovato dico? Poco. Sai cosa ti dico? Dimmi. Che Drowsy, se lo troviamo un altro po', contando che da sei caramelle alla volta, si evolve. Anche perché una cosa importante, quando trasferisci il Pokémon, è raddoppiato anche quello. Bello questo. Sì. Sì, giustamente per Halloween che le caramelle sono a te, ma hanno raddoppiato tutto. Ed è esatto. Utilissimo per farmare, davvero utile. Non si trova nulla, ma noi camminiamo lo stesso e speriamo di trovare Gengar e pure Hunter. Che poi vorrei dire una cosa, ragazzi. Lo so che da come siamo vestiti... È interrotta la canzone. Ah, scusa, doveva continuare? Sì, sì. Vabbè, non importa. No, non volevo importa. Dire che lo so che da come siamo vestiti sembra una pre-registrazione di agosto, però siamo davvero ottobre, non capisco perché qua c'è caldo. Che giornata siamo oggi? 27? 27! Beh, anche perché pre-registrazione sarebbe improbabile, dato che l'evento iniziava il 26 novembre. Sì, ma sai come, siccome nelle altre parti d'Italia sono già almeno a cappotto e noi siamo ancora vestiti così, sai come magari qualche dubbio? Sì, comunque, io giusto la sciarpa per non farmi venire mal di gola, vedi, perché che, altrimenti... Che poi avevamo detto, aspettiamo settembre per fare gli altri video che c'è più fresco invece di caldo. Sarà sempre una costante dei video di Pokémon. Ovviamente quest'anno anche a dicembre. Comunque, allora, un pochettino di cose perché chiacchieriamo mentre camminiamo, perché altrimenti non sappiamo cosa fare, sinceramente. Numero uno, vi piacerebbe vedere una challenge con Pokémon Go, quindi per una coppia tante sfide, perché quella serie appunto sarà ogni volta su un gioco diverso, quindi dobbiamo portare un bel po' di giochi. Secondo me potrebbe essere bellino fare una challenge anche lì, perché ci sono tante cose che potremmo fare e potrebbe essere divertente. Ad esempio, ti posso catturare cose, intendi? Potrebbe essere su catturare Pokémon specifici, su catturare tanti Pokémon, su battere diverse palestre. Ah beh, sì, in effetti insomma, ci sono tante possibilità. Esatto. E poi ce ne sono anche ancora un po' più particolari creative. Ne avevo visto tipo una che avevamo fatto, mi sa, Stepney con Vegas, dove tipo avevano scelto 9 Pokémon, di cui 3 forti, erano una cosa un po' strana, e dovevano tipo giocare un po' come se fosse battaglia navale. Insomma, era molto particolare. Ah, bello, e anche bello, cose del genere potrebbe essere belline. E quando beccavi un Pokémon lo dovevi cancellare. Quindi sì, è un po' pericoloso. Non è la cosa. Ma quello è il bello delle sfide, anche mettere qualcosa in palio, un po' di. Ma i miei Pokémon. Già ne abbiamo pochi Pokémon, se buttiamo pure quelli che abbiamo. È un po' triste. Io ne ho molti meno. Soprattutto tu ancora meno. Esatto, io ne ho davvero pochi, però vabbè. Io sono molto affezionato a quelli per che ho. Per le sfide queste ci tengo a dire. L'altra cosa che dovevo dire, cerca di ricordarmi. Ah sì, che comunque Pokémon Go stai parlando da solo, come dovrei sapere. Vai. Te l'avevo detto prima, ma prima sono ridimenticato che con Pokémon Go, comunque, visto che ci state chiedendo tanti, a parte magari qualche sfida appunto per una coppia tante sfide, non lo continuiamo fino a quando non esce la seconda generazione, perché come vedete hanno aggiunto questa cosa delle medagliette e quindi che cambia? Sempre cammini e non trovi nulla. Questa cosa di Halloween è già un po' più bellina, però comunque dura qualche giorno, e quindi aspettiamo di attenti alla seconda generazione, dove a quel punto ci si spacca, cioè aggiungono talmente tanti Pokémon che ogni volta che esci trovi roba nuova. No, perché purtroppo te l'abbiamo spiegato diverse volte, il più delle volte ci ritrovavamo a uscire e poi dover cancellare le registrazioni perché non succedeva nulla, non trovavamo niente di nuovo. Bello. La che lo voglio evolvere, Sì, sarebbe bella l'evoluzione. Diciamo, purtroppo sapete tutti benissimo che il trovare Pokémon è gestito un po' male, quindi speriamo però per la seconda generazione. Oh, siamo in Piazza San Cosimo. Davvero bello catturare il Pokémon. Sarebbe bello venire ogni tanto da queste parti a sdraiarci nel prati. Allora, qui solitamente si trovano un sacco di bei Pokémon, quindi allora stiamo fermi un attimo. Attenzione, proprio quello che si trova. È perché sto catturando Drowsy, quindi non posso vedere se c'è anche altro, quindi mi devi dare un attimino. Allora, Drowsy, così mi sa che ne ho tipo a 30. 32 su 50, quindi 18, quindi la dobbiamo trovare soltanto altre 3 volte. Mica male, ci stiamo facendo. Ho tutti i capelli in bocca, scusa un attimo, non capisco più nulla. Stiamo attivando il secondo aroma, quindi vuol dire che siamo già più di 30 minuti sì, che abbiamo camminiamo. Camminato davvero tanto. Allora, non sei stanca? Raccontaci la tua esperienza su Pokémon. Non gliene frega nulla. Volevo farti vedere una cosa, perché allora, mentre stavamo camminando, in 30 minuti non abbiamo trovato nulla a parte dei un Gasly e tipo 3 Drowsy totali. Uno non avete visto che abbiamo preso, e quindi vuol dire che questa cosa non è che funzioni molto, ma va bene. Però stavo ragionando che, visto che ogni volta che trasferisci uno te ne da 2 invece che uno, potremmo sfruttare questa cosa per provare e provare a evolverlo. Esatto, quindi vediamo a quante caramelle arriviamo. Va bene, vai, inizia. Allora, dove sei? Ok, ne abbiamo 4 da trasferire, quindi, allora, trasferimento sì. E andiamo, mi sta a 42. Guarda, non voglio fare il calcolo matematico perché sono quasi sicuro di aver già capito. Cioè? Vero?
che ci mancheranno due caramelle per evolverlo. No. Quindi o ne troviamo un altro. No. Sì. Non dirmelo. Confermo. Guarda che belline come hanno fatto le uova adesso. Gli hanno fatto tutti i colorini così le riconosci in base, subito. In base ai chilometri, giusto? Esatto, belline, ti avrei fatto vedere quelle da due, ma non ne ho neanche una. No, non ce ne ho neanche io, quindi non me le posso guardare neanche da sola. Comunque stiamo andando in Piazza Giovanni, che è qua poco più avanti, perché lì di solito si trovavano tanti Pokémon. Esatto. Anche se hanno cambiato diverse volte gli spawn dei Pokémon. Gli spawn sarebbero dove appunto compaiono i Pokémon. Quindi sinceramente non sappiamo più le zone buone dove prendere Pokémon e dove non prenderle. Non so perché lo cambiano ogni tanto, però non sappiamo quindi dove trovarne. Esatto. Però siamo vicini a lì e quindi scopriamo se lì è ancora buono. Ho visto un Drowsy nelle vicinanze di nuovo, quindi c'è speranza. Guarda. L'abbiamo chiamato. Vieni qua, eh. Finalmente. Non provare a scappare perché prima ce n'è scappato uno. Sì, sì, andiamo, andiamo a vedere. Non si deve permettere. Allora, uno, due, tre. Ok. Ok. Almeno un nuovo Pokémon per il Pokédex l'abbiamo fatto evolvendo questo. Quindi ottima notizia e sono felicissimo. 54. Tac. Tac. Fatto. Fatto. Due ore di animazione. E avremo un, come si chiamava? Hypnotaz? O aiuta. C'è uno schifo che no. Ascolta, leggilo una volta, non me lo ricordo. Secondo me è Hypnotize. Sono quasi sicuro che sia Hypnotize, ma sbaglio. Prova. Attenzione, vediamo. Guarda che figo che è però. È bello, sì, bello, mi piace un sacco. Hypno. Ce l'ho quasi. 1220, è uscito anche bello potente, sono felice. Sì, non male. Indovina cosa è comparso? Un altro. Dolcetto scherzetto, in effetti ti stanno facendo lo scherzetto. Solo gli scherzetti. Niente dolcetti. Esatto, niente dolcetti. Ma è una felicità su Pokémon, quindi solo scherzetti. Ma a noi piacciono i dolcetti però. Lo so, anche a me. Signor Nintendo, ci porti un pochettino di dolcetti. Magari stanno aspettando al 31, però in effetti non lo sappiamo. Magari che c'ho qualche giorno di scherzetto e poi il 31 trovi solo Charizard. Cosa hai trovato oggi? 15 Charizard. No, secondo me tipo lo trovi nella mappa, lo clicchi e ti appare una scritta più grande di te con tanto di audio. Volevi! Ma che cosa volevi catturare, capito? Col cavolo che lo trovi. Dei pixel, perché non si tratta di altro. Ok, ci siamo. Ok. Evolviamo. Vai. Pronta? Nami, sali che mi stai tirando, aspetta. Nami. Qui su. Non voglio salire. Esatto. Vai, che voglio vedere. Pini, facciamo musica. Non l'abbiamo mai voluto. No, devi fare una bella canzone, vai. finalmente il nostro Raichu ce l'abbiamo fatta. Che bellino che questa evoluzione. Guarda qua, abbiamo finito. Questa evoluzione l'avevamo promessa tanti mesi fa e finalmente è vero. finalmente è arrivata. È vero. Che bello. Guarda che utile questa cosa che avevano aggiunto. Dove l'hai trovato? / Italia. Davvero, pensavo di essere in Norvegia. Io credo che la Sardegna non fosse in Italia, guarda, ma non è che ci hanno detto, meno male. Ok ragazzi, per questo video ci fermiamo così, dai. Secondo me non c'è molto altro da fare, dovremmo andare in altre zone essendo a piedi, sarebbe impossibile. Esatto. Abbiamo camminato un po', evoluto qualche Pokémon, quindi secondo me qualche passo avanti comunque l'abbiamo fatto. Esatto. Ricordatevi di farci sapere più che altro se volete appunto vedere qualche sfida su Pokémon Go nella serie Una Coppia Tante Sfide, mi stavo dimenticando il nome. Abbiamo qualche problemino con i nomi. Ok, sì, fateci sapere, ricordatevelo. Ci fermiamo così per questo video e ci vediamo domani, ragazzi. Ciao ciao!